Lungo le rive sinuose del fiume Giordano, l'atmosfera era impregnata di un'aura mistica. La folla si radunava, attratta come falene dalla luce, dalle parole di Giovanni Battista. Era un profeta dalla voce possente, dagli occhi che sembravano scrutare l'anima di chiunque lo ascoltasse. Le sue parole riguardo alla penitenza risuonavano nell'aria, attirando un pubblico desideroso di comprendere il significato più profondo della vita. La gente si accalcava lungo le sponde, creando un'atmosfera vibrante di attesa e aspettativa, come se nell'aria si respirasse la promessa di un evento straordinario in procinto di compiersi. Tra la folla spiccava la figura di un uomo il cui sguardo, pur essendo gentile, trasmetteva una profondità di conoscenza e compassione senza pari. Era Gesù Cristo. Nonostante la sua innata purezza e la santità che lo contraddistingueva, si presentava umilmente, desideroso di condividere un momento con le persone, di conoscerle, di vivere in mezzo a loro. La sua presenza discreta era come un faro in mezzo a tanta umanità desiderosa di connessione, di comprensione, di amore. Il momento del battesimo era giunto. Giovanni, con riverenza e rispetto, accolse Gesù nelle acque del fiume Giordano. L'atmosfera si fece solenne, quasi tangibile nella sua sacralità. La folla, immobile e attenta, osservava ogni movimento con un misto di curiosità e riverenza. L'immersione nell'acqua, simbolo di purificazione e rinascita, era il momento culminante. Un silenzio solenne pervase la scena, interrotto solo dal leggero fruscio delle acque del fiume. La gente trattenne il fiato, in attesa del miracolo o della rivelazione che avrebbe potuto seguirsi dopo un tale atto sacro. Era come se il mondo intero si fermasse per assistere a un evento destinato a cambiare il corso della storia umana. Mentre l'acqua del Giordano abbracciava Gesù, un evento straordinario accadde. I cieli stessi sembravano aprirsi sopra di lui. Una voce, chiara e possente, risuonò tra le nuvole, portando con sé una sacralità indescrivibile. «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto», echeggiò nella quiete del momento. Lo Spirito Santo, sotto forma di una colomba luminosa, discese e si posò sulla testa di Gesù. La folla rimase senza fiato, incantata dalla visione divina che si svolgeva sotto i loro occhi. In quel momento, le tre persone della Santissima Trinità si manifestarono chiaramente. Il Padre Eterno, la cui voce si era fatta udire, rappresentava la prima persona. In Gesù Cristo, che si faceva battezzare, si rivelava la seconda persona. Mentre lo Spirito Santo discendeva sotto forma di colomba, si manifestava la terza persona. La presenza di Dio, una divinità unica in tre distinte persone, divenne chiara e tangibile per tutti i presenti. L'atto di Gesù, non necessitando del battesimo per la purificazione, rappresentava l'istituzione del sacramento del battesimo stesso. Questo gesto sacro santificava le acque del Giordano, conferendo loro il potere di santificare coloro che avrebbero ricevuto questo sacramento in futuro. La folla, testimone di questo straordinario evento,
capì che quel momento segnava l'inizio di una nuova era, un periodo in cui l'umanità avrebbe avuto la possibilità di rinascere spiritualmente attraverso il battesimo e vivere in comunione con Dio e con i propri simili. Sulla riva del fiume Giordano, la magnificenza di un evento divino si era manifestata sotto gli occhi sbalorditi della folla. L'atmosfera carica di sacralità non si era dissolta con il passare dei momenti, bensì si era amplificata, avvolgendo ogni singola persona presente con un senso di meraviglia e reverenza. Era stato uno spettacolo celeste che aveva oltrepassato il limite tra l'umano e il divino, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di coloro che avevano assistito a quel momento senza tempo. La voce che aveva risuonato dai cieli aveva portato con sé una solennità, ma anche un senso di conforto, come se ogni parola pronunciata fosse un balsamo per l'anima umana. E l'immagine della colomba, simbolo dello Spirito Santo, si era fissata nelle menti di tutti, illuminando il cielo come un faro di speranza e di pace. Quel momento non era solo un battesimo fisico, ma un'istituzione divina, una promessa di rinascita e redenzione per l'intera umanità. La rivelazione delle tre persone della Santissima Trinità aveva illuminato la comprensione di coloro che erano presenti, offrendo una visione tangibile della divinità in tre forme, unite in un unico essere eterno. L'atto di Gesù, nonostante la sua santità e la sua purezza, aveva conferito un significato più profondo al sacramento del battesimo. Le acque del Giordano, santificate in quel momento, sarebbero diventate il veicolo per la rinascita spirituale di molti, un simbolo di speranza e di nuova vita. E mentre la folla si disperdeva lungo le rive del fiume, portava con sé non solo il ricordo indelebile di quell'evento miracoloso, ma anche la consapevolezza di un legame eterno tra l'umanità e la divinità. Il battesimo di Gesù al Giordano non era solo una pagina della storia, ma un capitolo fondamentale che avrebbe scritto il destino dell'umanità, aprendo la strada a una vita di fede, amore e redenzione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.